visto che oggi ho dovuto lavorare, mi sono trovato un posticino tranquillo dove andare a fare un'escursione. Sto cercando di arrivare sul castello di Palomonte. Dicono che si vede una vista stupenda da qua sopra. Diciamo è quello che ne resta del castello. Poco e niente. Questo è quello che rimane del castello di Palomonte. Niente praticamente. Adesso vi faccio un giro attorno. Praticamente si vede tutto il panorama. Chiudo la mia macchina. Diciamo che si vede un po' tutto. Ci sono tante belle montagne che si possono visitare. Carla. Quella è una bella montagna che mi attira tanto. Non sarebbe nemmeno tanto difficile salirci sopra, ma non so da dove potrei iniziare, perché sotto è pieno di alberi, potrebbero essere tante proprietà private, boschi privati, non so, e non sarebbe facile andare a vedere, perché poi ho visto che anche volendo, che vorrei andare adesso, vedo che ci sono un sacco di case laggiù, c'è anche una specie di fabbrichetta, forse un meccanico ai piedi di questa cosa, di questa montagna. Poi c'è un giardino coltivato di là, eccolo là, anche qua sotto. Però mi piacciono queste montagne, che metà sono piene di piante e poi l'altra metà è libera, così solo terra e roccia. E per salire da sopra, come vedete, c'è, sembrerebbe un'antenna. Sarebbe bello salire da sopra, chissà che panorama si vede da sopra. Non è tanto alto, però sicuramente meglio di qua. Hanno messo anche lì queste specie di scale di legno per far salire forse i più curiosi. E questo è quello che si vede. Non è alto qua, ma ti dà un senso di relax stare in questo paese, che è un paesino piccolissimo, e vedere attorno. Sta praticamente Palomonte, sta lì in mezzo a una vallata, vedete,
ci sono molte montagne molto molto più alte di questo paese, però sta giusto al centro, che dove ti affacci affacci vedi montagne, natura. Ci sono tante cose belle in Campania. Peccato che come questo castello li fanno deturpare, li fanno abbandonare, distruggere e nessuno interviene. Tutto il contrario del Veneto, che si danno sempre da fare anche se non ci sono soldi. I veneti si scorciano le maniche, come faccio molte volte io, e si danno da fare senza aspettare lo Stato. Qui invece si aspetta o non ci si interessa proprio e si distrugge tutto. Vedete? Questo era un bellissimo castello, io non l'ho mai visto intero, cioè non so da quanti anni sta così già crollato, vedete? Pietre, cose, ormai non c'è niente più che mantiene. C'è qualche muro ancora in piedi, ma ormai è tutto a pezzi. La passeggiata è finita, adesso si torna a casa, anche se quella montagna mi sta attirando come le api sui fiori. Adesso che scendo giù voglio vedere se riesco a capire se mai anche per la prossima volta, che la vedo, almeno per me è interessante. La vedo interessante per salirci sopra. Là sicuramente sarà molto bello pure, specialmente in estate, prendere il sole. Eccola là. Allora, c'è un campo sportivo, sono varie case. Ah, c'è anche una strada che sa, la strada sale e fa il giro attorno. Potrebbe essere la strada che ho fatto io del paese. Però a me piace arrampicarmi, solo che ho visto che sono troppe abitazioni ai suoi piedi. C'è il rischio che passo all'interno di qualche proprietà privata, qua subito si impressionano. Però è tutto un altro fascino, è tutta un'altra cosa arrampicarsi per questi posti, anche se questa è poco rocciosa. L'unica cosa che è molto molto più pericolosa delle altre montagne, perché le altre montagne dove stanno le piante, anche se non c'è sentiero, tu sali, se stai scivolando c'è sempre qualche pianta, qualcosa che ti mantiene. Immaginate qua se per caso cadete, iniziate a rotolare, non sapete se vi riuscite a fermare o meno. Guardate quanto è alta. E se si inizia a scivolare sono veramente, sono problemi.